crescita all'altezza delle aspettative. Dal bilancio stilato dall'ITS Energia e Ambiente della Toscana emerge che 80 studenti su 100 hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. ITS è infatti diventato il punto di riferimento in Toscana per la formazione post diploma di tecnici altamente specializzati nel settore delle rinnovabili e delle tecnologie legate all'efficienza energetica. Sentiamo il servizio. 80 studenti su 100 hanno trovato lavoro entro un anno dal conseguimento del diploma. È questo il dato più esaustivo che emerge dall'ultimo bilancio stilato dall'ITS Energia e Ambiente della Toscana, che dal mese di giugno è guidato dal neopresidente Francesco Macri. Dalla sua fondazione nel 2011 l'ITS è diventato il punto di riferimento in Toscana per la formazione post-diploma di tecnici altamente specializzati nel settore delle rinnovabili e delle tecnologie legate all'efficienza energetica. Dal 2011 sono stati circa 170 gli studenti che hanno superato le fasi di selezione per la partecipazione a due corsi biennali sulla gestione e verifica degli impianti energetici e sul risparmio energetico nell'edilizia sostenibile. L'incremento progressivo del numero di iscritti negli anni ha determinato l'aumento dei posti disponibili da 20 a 40. Ad oggi l'ITS Energia e Ambiente ha diplomato 86 studenti, di cui circa l'80% ha trovato occupazione nel settore, soprattutto grazie alle esperienze di stage e di tirocinio in Italia e all'estero. Entro dicembre saranno 34 nuovi diplomati e 23 nel 2019. ITS Energia e Ambiente è un istituto molto particolare che garantisce un percorso formativo finalizzato all'ottenimento di un posto di lavoro. È un post diploma, è quasi un'accademia formativa a stretto contatto con le grandi aziende. Estra ha inteso entrare in questo istituto proprio per contribuire a progettare i corsi e avere una risposta più immediata anche per una grande azienda come la nostra in termini di reperimento di forze adeguate formate e immediatamente pronte a inserirsi. Ci spostiamo in Valdese.